Normativa di riferimento. Il 21 febbraio è stato siglato l'accordo sulla mobilità di integrazione e modifica del CCNI 18 maggio 2022, che tiene conto di quanto previsto nel CCNL 2019-2021. A seguire, il 23 febbraio, il Ministero ha emanato due ordinanze, la numero 30 riguardante la mobilità del personale docente educativo e ATA e la numero 31 concernente gli insegnanti di religione cattolica. Scadenze per i docenti. Presentazione domande entro il 16 marzo 2024. Termine di comunicazione al SIDI dei posti disponibili 18 aprile 2024. Termine di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità 23 aprile 2024. Pubblicazione esiti della mobilità 17 maggio 2024. Scadenze per il personale educativo. Presentazione domande dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024. Termine di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 24 aprile 2024. Pubblicazione esiti della mobilità 22 maggio 2024. Scadenze per il personale ATA. Presentazione domande dall'8 al 25 marzo 2024. Termine di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 6 maggio 2024. Pubblicazione esiti della mobilità 27 maggio 2024. Scadenze per gli insegnanti di religione cattolica. Presentazione domande dal 21 marzo al 17 aprile 2024. Pubblicazione esiti della mobilità 30 maggio 2024. Come presentare l'istanza? La domanda va compilata e inoltrata sul portale Istanze Online. Per accedere a Istanze Online occorre essere registrati all'area riservata del portale ministeriale. Si può accedere anche con le credenziali SPID. Solo gli insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il modello cartaceo. Integrazioni e modifiche delle domande. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare, anche per quanto riguarda l'ordine, le preferenze già espresse. Revoca dell'istanza. La richiesta di revoca della domanda del personale docente, educativo e ATA può essere presentata sino a 10 giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. Per gli insegnanti di religione cattolica il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 22 maggio 2024. Revoca in caso di più domande di movimento. Se l'aspirante ha presentato più domande di movimento, trasferimento e passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo alcune. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. Se manca tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento. Rinuncia al trasferimento. Non è ammessa la rinuncia a domanda del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto.